Benvenuti, benvenuti ad un nuovo video tutorial firmato fabioambrosi.it. Come sapete Premiere pubblica di tanto in tanto, meglio Adobe rilascia di tanto in tanto degli aggiornamenti alle sue applicazioni e alcuni aggiornamenti sono semplici correzioni di bug, altri sono piccole migliorie all'interfaccia o alle varie funzionalità. Infine, gli aggiornamenti più importanti introducono vere e proprie nuove funzioni, quindi nuovi strumenti che un montatore video può utilizzare per lavorare al meglio. Cerchiamo di dare uno sguardo alle principali novità, ok? Dico subito che alcuni aggiornamenti riguardano i codec, quindi nuovi codec supportati e ottimizzazioni nelle prestazioni, cose che magari non vediamo direttamente con i nostri occhi. Le principali novità introdotte nell'ultima release di Premiere sono un piccolo ritocco ad alcuni pannelli dell'interfaccia e l'integrazione ormai pressoché completa con Frame.io, che è un tool molto utile per collaborare a distanza con altre persone, quindi condividere delle bozze di montaggio. Dare al nostro cliente o al nostro collaboratore la possibilità di commentare magari con le modifiche da dover apportare in maniera molto semplice e interattiva e infine chiaramente avere le modifiche segnalate direttamente nel pannello di Frame.io all'interno di Premiere 22.4. Ricordo che dovete aggiornare Premiere per vedere le novità, ok? Quindi se avete una versione antecedente a quella di cui stiamo parlando in questo tutorial, tutto quello che stiamo dicendo praticamente non lo ritroverete. Ok, iniziamo con la prima novità per chi crea un nuovo progetto in Premiere Pro. Sapete dal corso introduttivo a Premiere Pro che abbiamo fatto ormai qui su questo canale YouTube diverso tempo fa che per creare un nuovo progetto dovete andare sul bottone nuovo progetto nella home del software, quindi nuovo progetto. E qui c'è già subito una prima importante novità, perché l'interfaccia a cui eravamo abituati è scomparsa e Adobe ha ridisegnato completamente questo pannello per creare appunto un nuovo progetto, tentando di renderlo non so quanto più intuitivo, sicuramente più organizzato, ok? Se volete semplicemente creare un nuovo progetto e non perdere troppo tempo, vi dico che potete inserire il nome del progetto qui in alto a sinistra, scegliere chiaramente il percorso dove andare a collocare il vostro nuovo progetto. Io consiglio sempre fino alla nausea di organizzare bene i progetti in maniera tale da rendere semplice l'eliminazione dei file obsoleti e anche la condivisione dei progetti stessi con i vostri colleghi, partner, amici o quello che volete. Quindi il mio consiglio è: utilizzate bene questo strumento per scegliere una cartella, ok? Ogni progetto deve avere una propria cartella. È abbastanza intuitivo. Qui sono gli ultimi percorsi che voi avete utilizzato e infine c'è la possibilità di scegliere direttamente un nuovo percorso. Successivamente abbiamo la possibilità di navigare, okay, il nostro computer, le cartelle del nostro computer. Perché? Perché questa nuova release di Premiere ci permette di importare automaticamente dei video al momento stesso della creazione del nostro progetto. Prima di oggi, per importare un file, prima dovevate comunque creare un progetto. Ecco, Premiere, o meglio, Adobe ha ottimizzato questo workflow, questo flusso di lavoro, accorpando il tutto al momento della creazione del progetto. Cosa vuol dire questo? Che non è più possibile importare file dopo aver creato un progetto? No, è ancora possibile lavorare alla vecchia maniera. È un di più. Quindi se già quando create un nuovo progetto sapete che volete importare dei file, potete selezionarli e automaticamente Premiere li importerà quando voi creerete il progetto. Diamo a questo progetto un nome, progetto demo, ok? Sulla destra avete diverse opzioni. Andiamo a leggere: copia file multimediali. Questa opzione ci permette di copiare i file multimediali importati nella posizione scelta. In altre parole, se abbiamo impostato una cartella di lavoro differente da quella in cui si trovano gli oggetti multimediali che andiamo a selezionare,
Premiere li copierà nella cartella del progetto. Sempre questo per un tema di ordine, ok? Quello che diciamo sempre nei corsi qui su questo canale. Nuovo raccoglitore permette di creare un nuovo raccoglitore quando creiamo il nostro progetto. Per esempio, raccoglitore demo. Ok? Quindi quando creeremo il nostro progetto verrà creato automaticamente anche un nuovo raccoglitore, una cartella, ecco, all'interno del nostro progetto. Abbiamo infine la possibilità di creare anche una nuova sequenza, il che può essere molto utile, no? Perché per esempio potremmo avere la necessità di creare un nuovo progetto direttamente con una cartella già presente al suo interno. Quindi proviamo sequenza demo. Non abbiamo molte altre opzioni per il momento, direi che sono anche sufficienti. Clicchiamo su crea e il nostro progetto automaticamente viene creato e i file ovviamente vengono importati. Ecco qua, abbiamo, come potete vedere, la cartella di lavoro creata e i due file che io avevo selezionato sono già stati importati. Come potete vedere è molto utile, non solo è già stata creata una sequenza demo e i due file che avevo importato sono già stati messi in questa timeline. Può non essere questo il comportamento che noi preferiamo, ripeto, è tutto a noi, sta tutto a noi. Nel momento in cui andiamo a creare un nuovo progetto possiamo sempre disabilitare queste due funzioni e semplicemente creare un progetto così come siamo abituati. Vedete già subito un'altra differenza nelle vecchie versioni di Premiere, non abissale, non chissà quanto sconvolgente, però se notate in alto i pannelli, o meglio i link ai vari pannelli, sono un attimino stati ricollocati, ripensati. Cosa notiamo? Notiamo il primo bottone a sinistra, che è la home, che è il bottone che ci permette di aprire questa schermata, quindi con gli ultimi progetti, la possibilità di aprire un nuovo progetto, di crearne uno nuovo, eccetera eccetera. Il secondo bottone invece è è importa. Perché? Perché ovviamente Premiere comincia a ragionare come ragionerebbe un montatore, vale a dire crea un progetto e poi voglio importare. Notate come sia sempre possibile con Ctrl-I, per esempio, andare ad aprire il nostro browser e andare a importare i file alla vecchia maniera. Le vecchie opzioni valgono sempre, valgono tutte, quindi una era Ctrl-I, l'altra era File e poi andiamo ad Importa. E ovviamente tutto è esattamente come siamo abituati già in passato, sono delle aggiunte, ok? Questo pannello ovviamente ci permette di fare quello che abbiamo detto prima, quindi se selezioniamo dei file da un'altra cartella possiamo copiarli direttamente nella posizione di lavoro in cui ci troviamo, nel progetto attuale, o possiamo creare un nuovo raccoglitore quando importiamo, o creare una nuova sequenza con i file importati. Ripeto, è un'aggiunta. Il secondo bottone, il secondo link, è quello a cui siamo abituati, apre sostanzialmente lo spazio di lavoro di Premiere, ovvero la possibilità di modificare, quindi di editare, no? Di montare veramente la nostra clip. Quindi quando utilizziamo Premiere normalmente ci troviamo in questo ambiente, ambiente modifica. L'ultimo link è il link che aprirà un nuovo pannello di Premiere Pro, o meglio, un vecchio pannello ma ridisegnato, quello per l'esportazione. Vediamo cosa accade. Esporta. Vedete che viene aperto un nuovo pannello e questo nuovo pannello ha riorganizzato, ecco, le varie impostazioni di export in maniera diversa da come eravamo abituati fino a poco tempo fa. Lo vedremo meglio tra poco quando ci concentreremo sul pannello dell'export. Per adesso torniamo al pannello delle modifiche, quindi al pannello principale di Premiere Pro. Ho usato la parola pannello in questo caso in maniera erronea, ok? Fuorviante, perché questo in realtà non è un pannello, è uno spazio di lavoro, è un ambiente, quindi potremmo parlare meglio forse di ambienti, l'ambiente di import, di modifica e di export. Un'altra novità che sicuramente avrete notato è che sono scomparsi i link per i vari spazi di lavoro. Ora, se non sapete cos'è uno spazio di lavoro, vi consiglio di recuperare i primi video del corso di Premiere Pro in cui approfondiamo meglio l'argomento.
se andiamo a vedere l'elenco dei pannelli che sono stati spostati. Non dei pannelli, scusate, l'elenco degli spazi di lavoro che prima erano presenti qui in alto, ora sono stati spostati in questo menu a tendina. Vedete che abbiamo diversi spazi di lavoro che possiamo adoperare, quello per il montaggio, per la color correction, per lavorare con gli effetti e via dicendo. Non è che abbiamo accesso a particolari funzioni aggiuntive da questo menu, semplicemente, come sapete, gli spazi di lavoro ci permettono di aprire delle combinazioni di pannelli differenti. Ecco, se prima questi link erano presenti qui in alto, ora sono stati accorpati in questo menu in alto a destra, per una questione di ordine, se vogliamo. Altra novità, lo abbiamo già accennato, l'integrazione del supporto, meglio ancora, del workflow con frame.io. Dedicheremo un tutorial a parte a questo argomento perché merita di essere sicuramente approfondito. Per il momento vi invito a visitare il sito internet www.frame.io, credo che ecco qui esattamente questo, per farvi un po' un'idea di che cos'è questo tool, di che cosa stiamo parlando. Ripeto, non dovete acquistare nulla, in aggiunta, il vostro abbonamento Adobe prevede automaticamente un abbonamento base particolare con Frame.io, quindi non è un servizio aggiuntivo. Ecco, se avete una licenza Premiere o comunque Adobe, avete automaticamente accesso anche a questo strumento e potrete anche fare il login da qui con le vostre credenziali Adobe. Se volete rendervi un pochettino più conto di cosa stiamo parlando, ecco, buttate un occhio a questo sito e potrete capire meglio le potenzialità che questo strumento offre. Ma ripeto, in futuro magari faremo un video tutorial ad hoc su Frame.io in maniera da poterlo mostrare meglio un po' a tutti i curiosi o agli interessati. Ad ogni modo, la cosa importante da sapere è che l'ultima release di Premiere, appunto, ha introdotto il supporto nativo di Frame.io. Per aprire il pannello occorre aprire lo spazio di lavoro revisione. Aprendo lo spazio di lavoro revisione, verrà aperto anche questo nuovo pannello che è il pannello Frame.io. Ok? Possiamo continuare con le nostre credenziali Adobe. Ripeto, se avete un abbonamento è tutto già perfettamente incluso. E di default avete a disposizione un progetto demo. Questi non sono file che appartengono a voi, al vostro progetto. Di default, quando non avete creato nessun progetto in Frame.io, questi sono file dimostrativi, ok? Ripeto, torneremo su questo argomento a parte, perché merita ed è molto interessante. Quello che potete sapere, che dovete sapere meglio ancora, è che Frame.io, ci permette di condividere il nostro lavoro, la nostra timeline con chi vogliamo, collaboratori, amici, clienti. Permettere di far visionare il nostro lavoro tramite un link appunto alle persone interessate, permettere loro di aggiungere delle note, vedete? E noi avremo queste modifiche, o meglio le modifiche, avremo questi commenti direttamente qui in Premiere e potremo lavorare direttamente quindi in timeline sapendo che cosa dover andare a modificare. Quindi Frame.io in altre parole non è altro che uno strumento per accelerare il workflow, i flussi di lavoro, ecco, per migliorare la collaborazione con i nostri colleghi, i nostri partner e via dicendo. Altre novità introdotte in Premiere Pro 22.4, in realtà ciò di cui stiamo parlando riguarda anche novità introdotte in Premiere 22.3, che è stato il vero breakpoint, il vero punto di rottura, ok? L'ultima release, la 22.4, introduce qualche altra novità rispetto a quelle che stiamo dicendo. E anche lì magari faremo un tutorial a parte. Io in questo tutorial sto un attimino facendo un sunto delle ultime novità arrivate in Premiere negli ultimi 2 mesi. Dicevamo all'inizio del nuovo pannello per esportare. Eccolo qua. Ribadisco, c'è sempre la possibilità di utilizzare i tasti di scelta rapida, per esempio Ctrl M di Milano, per aprire subito il pannello di export, ma vedete che non c'è più il vecchio pannello di export, c'è un nuovo pannello. Questo nuovo pannello ci porta automaticamente in questo terzo ambiente, no? Avevamo detto importa, modifica e esporta.
Ed è questa infatti un'altra strada per aprire il pannello di export. Invece di il tasto di scelta rapida Ctrl+M oppure File, Export, Esporta, eccolo qui, abbiamo la possibilità di utilizzare, sì, File, Esporta, File multimediale. Ovviamente abbiamo la possibilità di utilizzare direttamente questo link per aprire il pannello di export. Oh, questo potrebbe confondere molti, no? Perché è un po' cambiato tutto qui, i link, le opzioni, i bottoni, le impostazioni a cui eravamo abituati non sono sparite, sono semplicemente state ricollocate in maniera differente all'interno dell'interfaccia. Abbiamo sulla sinistra dei preset utili, per esempio, nel caso volessimo esportare degli oggetti multimediali per i vari social network, quindi YouTube, Vimeo, Twitter, Facebook, eccetera, eccetera. Abbiamo nella colonnina subito seguente, quindi la seconda colonna, la possibilità di modificare le impostazioni del nostro export. Quindi possiamo dare per esempio un nome al file che stiamo esportando. Di default è il nome della sequenza su cui stiamo lavorando. Possiamo dare un percorso. Ecco, forse questa è la prima importante novità rispetto al vecchio modulo di export. Prima eravamo abituati ad aprire un link, okay, che ci permetteva di decidere dove portare il file, dove esportare il file e quale nome dare. Ecco, adesso il percorso di export e il nome del file sono stati definitivamente separati. Mi spiego, se io clicco sul percorso posso sì decidere dove andare ad esportare, ma non posso dare il nome al file, ok? Quindi seleziono solo la cartella. Qui invece do il nome al file. Abbiamo come sempre la possibilità di utilizzare dei predefiniti in base chiaramente alla tipologia di file che vogliamo e che stiamo esportando. Possiamo ovviamente decidere il formato, ok? Tutte cose a cui siamo già abituati, sono semplicemente state ricollocate. E le varie sezioni del vecchio modulo di export sono state ricollocate in questi menu, in queste sottocategorie. Quindi le opzioni per il video, qui possiamo impostare i vari setting per quanto riguarda le caratteristiche che dovrà avere il nostro video. La sezione dell'audio, stesso discorso, a seguire, ok? Niente di nuovo, semplicemente una nuova riorganizzazione. Il multiplexer, i sottotitoli, importantissimo per poter con un clic decidere se utilizzarli o no. In questo caso non ci sono, quindi non è attivabile, ma se ci fossero i sottotitoli, da qui potremo attivare questa funzione e chiaramente impostare le varie caratteristiche. Eventuali effetti, eccetera, eccetera. Ok, non ci addentriamo adesso nel modulo di export. Ad ogni modo, per esportare, come potete vedere, tutto è presente, è solo stato ricollocato. Qui sulla destra invece troviamo un'anteprima del nostro export per capire un attimino la qualità definitiva del file che andremo ad esportare. Abbiamo chiaramente la possibilità di inserire l'in e l'out nel caso volessimo esportare solo una parte della nostra timeline e abbiamo un sunto, un po' delle caratteristiche della sorgente, ovvero della nostra sequenza e come sarà il nostro output finale. Quindi questo è un sunto delle caratteristiche che avrà il nostro file finale. E abbiamo i soliti due bottoncini, quindi la possibilità di aggiungere il file alla coda di Media Encoder. E oppure la possibilità di esportare direttamente il file. Queste sono le caratteristiche, le novità principali, chiaramente introdotte non tanto in Adobe 22.4 quanto in Adobe 22.3, ma ovviamente poi migliorate ancora nell'ultima release di Premiere Pro. Nei prossimi video tutorial vedremo un attimino meglio il nuovo tool frame.io, che credo sia la cosa più interessante introdotta negli ultimi mesi, e vedremo magari in dettaglio meglio altre piccole novità e migliorie, ecco, introdotte di recente in Adobe Premiere Pro. Se questo video vi è piaciuto, vi invito ad iscrivervi a questo canale YouTube, condividere questo video con vostri colleghi o amici, mettere un like, perché no, se avete domande, commenti, commentate e basta, ci vediamo al prossimo video tutorial.